Ladies and gentlemen, in diretta. Ladies and gentlemen, in diretta, ragazzi. Si è aperto il tempero. Ti ha capottato io! Ladies and gentlemen! In diretta dagli studi di RGBI, ragazzi di Radio Olimpia! Mandela! Si compra! Aspetta, faccio come lo facevo lui! Vedi cosa è successo? Ladies and gentlemen! In diretta dagli studi di RGBI, ragazzi di Radio! Dai, una cometa! Comunque, i ragazzi di Radio Olimpia. Buon pomeriggio su Radio Bequit. Siamo i ragazzi di Radio Olimpia. Io sono Ale e a fianco a me c'è un altro che si chiama come me. Ciao Ale. Ciao. In regia il magico ormai impeccabile, fantastico, numero uno Rocco. Ciao Rocco. Allo. Lo sapevo che salutava così. A casa abbiamo Nicola sul divano come sempre. Nico, ti diamo solo più una settimana, che sia chiaro. Non è a casa, ma non so, sta lavorando Patrick. Patrick, quindi sì. Niente, siamo in quel reparto dei matti, come spesso succede in formazione ridotta, quindi siamo solamente in tre e dallo studio piccolo. Siamo rimasti in tre. Allora, siamo per la prima volta dallo studio, diciamo, arancione, sì. Quello piccolo, perché abbiamo messo un video sul mio profilo Facebook, poi metteremo anche sulla pagina Radio Olimpia. Lo studio grosso l'hanno smantellato questa mattina i ragazzi di Radio Bequit, appunto, chi ha potuto dare una mano, perché adesso diventa la nuova sede della nuova redazione, quindi molto più grande, molto più luminosa. Dove c'era la vecchia redazione, per chi è già venuto a trovarci in radio, per chi è venuto a trovare altri ragazzi, dove c'era la vecchia redazione ci sarà il nuovo studio di registrazione. E in più, news delle news, Pia mi diceva che all'esterno dove, dalla porta opposta dove si entra per entrare in radio, in un locale sempre della Tavola Valdese, penso la chiesa valdese di Torre Pellice, si farà un altro studio. Quindi bello, saranno molto poi tre grosso, studi. Molto grosso sarà per gli ospiti, secondo me, spero così. Speriamo. Quindi, che dire, ci sono delle novità qui in radio, anche perché cade il compleanno, no? Fanno 30 anni di, esatto, Radio Bequit. Faremo delle cosine, prima ne parlavamo. Sì. Cercheremo di organizzare degli eventi sportivi in quel di Perosa, che bene o male, esatto. Adesso ne parleremo poi ancora con Kenzie. Col Kenzo, se riusciamo a organizzare qualcosa lì di sportivo all'Olimpia Sport Club. Con la redazione di Radio Bequit. Esatto. Noi esatto. Con un po' di music, con qualcosa Diego. Di. Visto che siamo in trasmissione sportiva. Esatto. Se riusciamo a fare qualche torneino di qualcosa. Esatto. Allora, oggi c'è una clamorosa, bellissima, nuova novità. Ovvero, potrete chiamarci in diretta telefonica. Esatto, esatto. E potete farlo a questo numero che Pero vi andrà a dire. 0121 954194. Allora, ridallo, allora, fermatevi. Aspetta, fermatevi, segnate carte per, se no non ci chiamano. Salvatelo sul telefono anche. Oltre al numero degli sms solito, c'è anche questo qui dove potete chiamarci e dire la vostra in diretta. Sì, tra un po' lanceremo una sorta di, come sempre, argomenti. Sì, mini argomentini, esatto. Del il giorno. Numero comunque è 0121 95 41 94. Sì, se andate sulla pagina Facebook Radio Olimpia trovate anche gli altri contatti per poterci ascoltare oppure per interagire con noi. Sì, il numero degli sms, Ale, qual è? 339-6300-192. Sms e anche WhatsApp dove il nostro ascoltatore. Ascoltatore, followers di tutto, fan, perché ci sarà anche su Facebook. Non so, ormai è un fedelissimo. È un fedelissimo, ci scrive addirittura alle 4:20. Esatto. Alle 4:20 noi eravamo già qui. Alessandro da Castagnole, Monte, come sempre. E poi ascolta. Dopo leggeremo il suo messaggio quando entreremo nell'argomento, appunto, del in questo momento. Ok, allora scegliamo, lo teniamo qua. Lo teniamo in sospeso. Perfetto. Poi quindi già allora, come dicevamo prima, una sorta di. Sì, anche oggi una sorta di argomento del giorno proprio vero proprio non c'è. Cercheremo di parlare, di aggiornarvi sui fatti di cronaca sportiva e non che sono successi in queste settimane in Italia.
E non solo. E non solo. Quindi sì, facciamo un esempio dal caso di Dani Alves con la banana, presunto caso di razzismo, oppure messa in scena organizzata per fare business. Dal caso appunto di quelle manifestazioni lì, per il caso di quel ragazzo massacrato dai poliziotti, appunto, in cui sono stati questi casini in cui pare che i sindacati della polizia abbiano applaudito e la gente si è dato, esatto, in rivolta. Esatto, il caso Aldrovandi, esatto, per essere l'anniversario di Ayrton Senna, la Juve che è uscita dall'Europa League clamorosamente. Sì, e soprattutto anche, non so se avrete visto, chiamiamolo SOS senza tetto, ovvero, esatto, in due città italiane, Verona e Bergamo. È successa una cosa un po' triste. Sì, anche a mio parere un po' triste. Sì. Ovvero, come dire, i consiglieri, i comuni hanno preso provvedimenti, quindi quelli di hanno fatto una sorta di provocazione, nel senso che la gente si era lamentata che questi senza tetto usufruiva in modo inappropriato delle panchine comunali a così dire, loro opinione, dei cittadini e non loro, sì, per coricarsi e dormire sia di notte che di giorno. Esatto. Avevano chiesto addirittura l'abolizione di queste panchine, proprio un comitato di cittadini tra Bergamo e Verona. I sindaci di queste due città, non vogliamo fare propaganda assolutamente, hanno deciso di provocare a loro volta questi comitati dicendo: voi volete toglierle? No, le abbiamo pagate, sono belle. Sì. Li mettiamo dei bloccanti che diciamo che sono tipo quelli che fermano le ruote delle biciclette. Esatto, hanno messo dei ferri nella, esatto, parte centrale della panchina per fare in modo che i tipo senza tetto sedere, non, esatto, si potessero coricare per dormire. Ma secondo me, se si fanno furbi, secondo me c'è un modo per dormire. È vero che è brutto, però senza tetto purtroppo non puoi farne a meno che stare in giro. Comunque, dormite con le gambe accavallate. Sì, diciamo piuttosto che il discorso non è questo, è che non lo so. Tra l'altro, vengono multati, esatto, i cittadini che vengono sorpresi a dare da mangiare a questi senza tetto. Esatto. Quindi, cioè, non multiamo la gente che dà da mangiare piccioni, che portano 3 milioni di malattie in questo mondo. Che io, per carità, non ho niente contro gli animali, però non multiamo la gente che butta il pane nei parchi, che secondo me quello sì che è sporco. E multiamo un cittadino che regala una brioche a un senza tetto. Tra l'altro, il discorso è che queste cose vengono, per quello che ho compreso, effettuate solamente nelle parti, diciamo, belle delle città, ovvero sì, nei centri storici, nei parchetti, nei parco giochi, sì, insomma, quelli più affollati. Nelle aree pedonali, cioè, certo, vuol dire che se vai nella periferia tutto puoi fare quello che vuoi. Quindi, sì, vabbè, comunque, diteci la, sì, vostra. Questi qua sono un po' gli argomenti. Poi la scomparsa di Boscovo dopo quello di Tito Villanova. Un mito, un grande mito. Comunque, iniziate a dirci la vostra al 339 6300 192, o potete farlo in diretta telefonica allo 0121 95 41 94. Sono le 17:10 minuti su Radio Banquet e mandiamo il primo pezzo musicale di questo pomeriggio e ci risentiamo subito. Ciao. Too much to-
take me home. Where you go, play your show, we call your mother, say take me home. Where you go, play your show, we call your mother, say take me home. Where you go, play your show, we call your mother, say take me home. Questo qui era il pezzo di apertura del nostro amico Rocco. Questi pezzi molto da sì, viaggio. Tieni pure acceso il cellulare, tranquillo, non ti preoccupare. Qualcuno sì, che almeno mio. Interagisce con noi o qualcosa? No. A cosa stai giocando lì? Scusa un secondo. Fuori onda uno intrattiene. No, no, dai, no, così è brutto. Comunque, ci sono arrivati neanche un messaggio. Non ci è arrivato nemmeno un SMS, neanche una chiamata. Però vabbè, ridiamo il numero, magari qualcuno... 0121 954194. Oppure gli SMS 339-6300192, anche su WhatsApp potete scriverci. Allora, ricordiamo quali sono un attimo gli argomenti sì, del giorno. Diciamo che il vero e proprio argomento del giorno non c'è. C'è una serie, una carrellata di argomenti di cronaca sportiva e non. Partendo da quelli della cronaca sportiva. Allora, Dani Alves, il caso Dani Alves con la banana. Se avete seguito appunto che nella partita del Barcellona facciamo un contro un il Valencia. Adesso mi sfugge comunque. Sì, può essere Valencia. Era Rocco Valencia. Era contro Valencia? No, non mi ricordo quanto. Villareal. Villareal, giusto, ragione, Villareal. Sì. È piovuta mentre Dani Alves si apprestava a battere un calcio d'angolo, una banana dagli spalti. Che lui, senza pensarci su, l'ha presa, se l'è sbucciata, se l'è divorata in un nanosecondo. Sì, è vero. E poi ha battuto il calcio d'angolo come se niente fosse. È vero. È partita una serie di una solidarietà da parte di tutto il mondo sportivo e non solo. Tutti vips. Dicendo stop al razzismo e tutti che si facevano i selfie mangiandosi la banana. Anche il nostro premier Renzi insieme a Cesare Prandelli che mangiava la banana. Attenzione, che qui sembra veramente una bella cosa che tutti siano solidari a Dani Alves. Spunta però 24 ore dopo l'indiscrezione che pare che sia stata una cosa combinata per una questione di marketing. Esatto. Perché in tempo zero, così come succede per i virus, le influenze, i vaccini, che non si sa come fanno uscire il giorno dopo, è spuntata una maglietta con scritto Soma Todos Macaco, cioè siamo tutti scimmie con questa banana. Esatto. Allora, quindi... la linea, diciamo, di abbigliamento dovrebbe essere quella curata da Neymar, da giusto? Neymar, e quindi era una cosa, pare, organizzata per Neymar. Per Neymar, che Neymar non, però non batte i calci d'angolo quasi mai. E riguardava anche quindi Dani Alves, esatto, quindi pare fosse una cosa già preparata. Addirittura è girata sul web una foto di Neymar con il figlio che risale un po' di tempo fa con questa maglietta, con la famosa ormai banana. E poi pare che a lanciare questa banana sia addirittura uno all'interno della società del Villareal. Esatto, cioè mi sembra veramente una cosa che fa riflettere è la velocità con la quale ha sbucciato questa banana. Ma l'ha rotta a metà, secondo incredibile. Me l'ha rotta a metà, allora, se l'ha mangiata è andato a battere il calcio d'angolo, ha lanciato questa banana. Già vederla non è facile, secondo me. Comunque quando tu batti un calcio d'angolo, io ne ho battuto tanto. Sbaglio, erano su, ancora... Perdeva il Barcellona, in equilibrio, non mi ricordo. No, secondo me perdeva 2-1 in quel frangente. Comunque è andato a battere questo calcio d'angolo. Piovono banane dal cielo. In tempo zero la raccoglie da terra, la apre in una velocità mostruosa. Non lo so, sembra degni di un macaco che abbia sempre aperto banane. Comunque apre questa banana, la spezza a metà, se la mette in bocca e mentre mastica
apre. No, cosa stai, Rocco, cosa stai combinando con sto computer? Sì. No, è. Se la mangia mentre batte il calcio d'angolo. Batte il calcio d'angolo. E da lì. Polemiche, e da lì... tutti solidali, Balotelli di qua, appunto, tutti i giocatori dall'altra parte. Questa indiscrezione che potrebbe essere una cosa di marketing, effettivamente lascia molti dubbi. Allora, io ti dico la verità: se non fosse uscita quella cosa della maglietta, molto probabilmente oggi avrei fatto una foto qui in radio con la banana. No, dai, scherzi a parte. Comunque, vabbè, io anche penso sia una trovata di marketing, chiamiamola così. Anche perché non è mai stato soggetto a razzismo in 33 anni che gioca a calcio Dani Alves, quindi. Sì, ma sì, diciamo, pare che questo gesto di lanciare la banana in campo sia diretto alle persone di colore come se volessero dargli delle scimmie. Sì, esatto. Se non ricordiamo gli idioti che se lo fanno con questo intento. Anche quelli bianchi derivano dalle scimmie. Ma diciamo che vabbè, ovvio, sono dell'idiozia. Comunque potrebbe non essere vero. Eccolo qua, è arrivato l'anti-Darwin. Allora, attenzione, adesso iniziamo a leggere. Ci è arrivato finalmente il primo whatsappino. Allora, ciao ragazzi, ricordate che domani alle 15:30 a Orbassano ci sarà la finale di Coppa tra Pinasca e Carrara 90. Con Pinasca già in prima categoria per la prima volta nella sua breve storia. Io farei partire un applausino. E sono contento. Rocco, stai prendendo il microfono. Attenzione, sorride. Rocco, dici? No, sono contento. Ah, pensavo avessi militato. Abbiamo militato. No, io sono contentissimo per l'allenatore, al quale voglio un mondo di bene. Il Pinasca Calcio per la prima volta, quindi ripetiamo, è salito in prima categoria pur non avendo vinto nulla. Perché spiega. Praticamente allora il Pinasca innanzitutto ha tra virgolette preso molto di con serietà l'impegno della Coppa Piemonte, che molti club invece snobbano, quelli che puntano a vincere il titolo del campionato di categoria, perché è come tra virgolette per la Serie A un impegno in più la Coppa. Ecco, adesso bravo, mi stai servendo un piatto, ma lo sapevo già, prelibatissimo. Invece il Pinasca non ha snobbato per niente questa Coppa, pur non avendo magari fatto un campionato così di alto livello, è sopra metà classifica, quindi abbondantemente salva. Mi sono sbagliato, era sesta, settima. Beh, comunque buono, perché sono molti ragazzi giovani. Molti ragazzi giovani sono andati fino alla fase finale di questa Coppa Piemonte, in cui appunto domenica disputeranno la finale a Robassano in campo neutro contro il Carrara 90. Carrara 90 che, avendo vinto il campionato nel proprio girone di seconda categoria, è matematicamente qualificata per la prima categoria di diritto. Esatto, quindi anche se il Pinasca, qualora perdesse la finale, che dà un posto di diritto in prima categoria, ne usufruirebbe, quindi salirebbe automaticamente, perché il Carrara 90 è già in prima categoria. Comunque, traguardo storico del Pinasca. Diciamo la verità, lo possiamo dire ormai, in settimana ho contattato alcuni giocatori e gli avevo proposto di venire qui in diretta sabato. Piccolo problema: siccome qua stanno facendo lavori, siamo in uno studio di 2 metri. Siamo per 4, in uno studio molto molto piccolo, dove hanno messo anche le altre attrezzature. Quindi mi sa che dobbiamo rinviare, come dire, L'appuntamento col Pinasca. Però verranno. Anche perché poi organizzeremo, ripetiamo, questi eventi in Valchisone per i 30 anni della radio. Quindi ci saranno anche loro e approfitteremo per parlare di questa impresa. Comunque salutiamo Mirko che ci ha scritto. Ciao Mirko. Un saluto da Ale Marica, è arrivato subito un whatsappino, subito rapido. Un saluto da Ale, suppongo Alessia e Marica. Supponi Marica, quindi lei. Quindi anche. sono assieme. Le salutiamo e le saluta soprattutto Rocco. Quindi si presuppone che Alessia anche oggi non lavora. Sì. Alessia è ancora in debito della merenda dell'altra volta con la mamma. Sicuro, sta pagando un po' per volta. Comunque, vabbè, un saluto allora da Ale e Rocco. Un saluto a tutti voi che ci avete scritto fino ad ora. Ricordiamo che potete anche chiamarci in diretta oggi per parlare. Anche solo per salutare. Guarda, basta che ci chiamate. Facciamo perché... una prova. Qualcuno ci chiama e facciamo una prova e vedere come funziona. Esatto, dai, perché andate dobbiamo andate in diretta anche voi in quei 5 secondi. Dobbiamo provare il nuovo traslatore telefonico e vedere se Rocco è pronto. Chiamate anche con un distorsore vocale. Fate qualsiasi cosa, chiamate allo 0121 95 41 94. Allora, visto che parlavamo di snobbare, io direi di parlare di snobbamento di Europa League. Ma vai a fare Io vado anche a fare, però è giusto parlarne, perché alle 16:20, abbiamo detto prima, ci ha scritto. Aspetta che devo aprire WhatsApp, qui è molto... Ah, ok. Allora, ci ha scritto il nostro Alessandro di Castagnolo, che anche lui deve per forza venire a trovarci, perché si ascolta da sempre da Castagnolo. Direi di sì. Ci ha scritto, allora l'avevamo già letto prima, lo rileggiamo. Allora, ma come mai appena la Juve va fuori, i giornalisti dicono che i giocatori non sono da Juve? Poco equilibrio.
allora quelli del Real che hanno perso per anni di fila non sono del Real, i vari Pepe e company. Ti tocca, Pedro. Mi tocca perché sono della Juve, mi tocca perché ho rivalutato un casino al Real da quando non ci sono più mister sbruffoni, anche se per me Carletto non è un gran mister, però sono contento che sia andato lì perché ha fatto sì, bene. È una bella persona. È una bella me. Persona, non è un grande mister secondo me, ma è una bella persona. Sì, è educato, non esatto, è mai fuori esatto, dalle quindi lì. Ho rivalutato molto di più il Real Madrid rispetto al Barcellona, che io solitamente tifavo. Mm-hmm. Per me Ale Pepe infatti non è da Real Madrid, per me. Hanno uno dei difensori più forti al mondo, che ogni tanto va via di testa perché secondo me ha due neuroni, però è un gran difensore che è Sergio Ramos. Genio e sregolatezza. Esatto, esatto. Hanno un portiere che solo il buon Dio dalla sua ci può mettere, far luce a riguardo sul come mai giochi solo in Coppa e non anche in campionato, che secondo me quest'ora il Real sarebbe prima in classifica. Parli di Casillas? Sì, perché c'è un gioco il Real Madrid che, cari miei, ha quei tre davanti... che sono cose di fenomenale. Sì, li hanno pagati poco comunque. Sì, sono 300 e qualche milioni in tre. Però comunque dai, sono... No, hanno un ottimo gioco. Però è vero, questa cosa qua del fatto che... premessa da Juventino, io sono abbastanza arrabbiato, per non dire inca, con il mio mister. Anzi, con il mister della Juve, perché non è il mio mister. Dici, dici tutto, dici. Perché fa tanto lo sborones, se non mi prendete giocatori qui io prossimo me ne vado. È vero che hai vinto il terzo anno di fila lo scudetto, quasi vinto. Perché vai via, vai via. Vuoi andare via, vinci qualcosa di più. Sii un pochino più umile quando è ora. Quando è ora di capire che hai fatto delle scelte sbagliate, non bisogna dare la colpa agli altri, anche se effettivamente l'unica cosa che posso dargli ragione di questa partita è che effettivamente ci hanno un po' preso in giro quello del Benfica, ma ci sta bene. Perché se fai 80 minuti di attacco al Benfica, 9 non li giochi perché loro fanno questo ostruzionismo, meno 80 minuti che tu non riesca a fare un gol. Tra l'altro il Benfica era anche un uomo in meno per un con l'uomo in meno per mezz'ora. Tra l'altro c'è anche lì gli anti juventini che dicono che era espulsione ingiusta, invece secondo me l'espulsione tra era l'altro giustissima. Il Benfica ha chiuso in 9 uomini. Chiuso in 9 perché purtroppo Pogba, che è un giocatore che secondo me è correttissimo da quel punto di vista, non ha mai fatto un fallo cattivo, anzi sì. Lui prende gialli perché entra con foga, ma non per far male. Ha fatto una rovesciata in cui è andato col suo piedone taglia 50 tipo a prendere la palla quasi sopra la testa di, come si chiama? Luisao, che è alto 1,96. Madonna. Cadendo ha ficcato una scarpata, presumo anche con i tacchetti di ferro perché diluviava. Sì, 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 sì. In faccia a Garay gli ha aperto praticamente un taglio di 10 cm tra naso e bocca. Molesto, sì. Molesto. Che poi è una zona fragile. Comunque. Però, comunque, secondo me Ale, per farla breve, non è che giocatore... Io ti dico anche la verità, secondo me tanti non sono da Juve, giocatori che abbiamo in rosa, assolutamente. Quello purtroppo passa al convento, abbiamo un fatturato della miseria come società, non investiamo i soldi, non capisco perché. Avete il più alto in Serie A comunque. Abbiamo il più alto in Serie A, è vero che spendiamo meno di altre squadre per fare il mercato, però sarebbe ora la punta di spenderli. Comunque invece secondo me lui parlava anche di giornalisti, i giornalisti comunque a qualcosa devono attaccarsi, sì, secondo me. Cioè ovvio. Questo comunque di qualcosa devono parlare, quindi quando le cose vanno bene sono tutti da Juve, secondo me. Io faccio un esempio, non sono tifoso juventino ma comunque le guardo le partite. Certo. Quando tutto gira, anche un Deceglie, per era, assurdo, era sembrava era forte, giusto? Invece solo la ragazza di buono Deceglie. Chiaramente, quando le cose vanno male, iniziano poi a... No, innanzitutto, secondo me, non è una squadra competitiva a livello europeo. Ma posso anche fare, tra virgolette, una premessa. Secondo me, le squadre italiane, adesso come adesso, a parte l'Inter del triplete, che avevano un signor allenatore, che io non sopporto, ma un gran allenatore... Non sono di un livello tale per cui anche le squadre che vanno in Europa possono confrontarsi con altre realtà. Sì, diciamo comunque la Juventus è stata a mio parere poco umile, perché io sentivo parlare: ah, ma è perfetto il risultato d'andata, è perfetto il risultato d'andata. Sì, sì, sì. Alla fine sembrava fossero già passati loro. Sì, alla fine esatto. È andata così. Alla fine cosa rimane? Che questo, tra virgolette, snobbare l'Europa League, cioè l'ex Coppa UEFA, riguarda anche il ranking FIFA per quanto riguarda l'Italia. Noi siamo sempre in una situazione pessima. Tra l'altro Mirko ci scrive: via Vucinic, Quagliarella, Osvaldo, Padoin, Peluso, Ogbonna e Giovinco. Tutta la Juve, insomma. Io prenderei... Diciamo che secondo me in questi 2, 4, 6, 7 giocatori, se facciamo 30 milioni è tanto. Allora, io prenderei Giovinco il Toro. Comunque, giocatori agghiaccianti, ci scrive. Stavo dicendo, comunque, pensate che...
che l'ultima Coppa UEFA vinta in Italia è stata da Malesani, il Parma di Malesani, quindi pensate un po', fatevi, nel 99, quindi fatevi due, guardata in diretta, fatevi due conti e datevi due risposte, no vabbè. No, comunque sì, effettivamente si non è che più che si snobba, è che sia poco carisma secondo me in Europa, a parte il modo che io odio proprio secondo me c'è un approccio sbagliato a questa competizione. Esatto. E poi è anche vero che ci è andato bene forse prima, tipo il gol di Bonucci che ci ha fatto tra virgolette passare la fase precedente, ci è andata di sfigo all'andata contro Benfica a Lisbona, che questi hanno fatto veramente due azioni, due gol. Comunque, però non possiamo fare noi 50 azioni e non fare un gol. Il Parma era una di quelle squadre molto vincenti, umile tra negli l'altro, anni 90. Un'altra squadra molto vincente negli anni 90 fu la Sampdoria di Bosco. Bosco che purtroppo è anche lui mancato per una grave malattia, anche lui era da tempo che era malato, il grande Vuja di Bosco. Sì, è forse è stato uno degli allenatori più amati dalle folle, cioè sì. Basta dire che a Genova anche sponda rosso-blu era ben era visto. E non è da poco essere ammirati a Genova stando sulla panchina blu cerchiata dai genovani. È quasi impossibile. Invece lui era proprio un mito per le sue dichiarazioni. Era un mito anche per i tifosi del Grifone, esatto. Sì, 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 sono mitiche le sue citazioni, comunque. Sì, sì, non ve le dobbiamo ricordare, no, dobbiamo dire, non so, no, le sanno tutti. Rigore è quando arbitro fischia. Esatto, quella della birra. Quella della birra davanti alla finale. Sì, esatto. Comunque, insomma, era un bel tipo. Era un bel personaggio, che faceva parlare quasi sempre in modo positivo. Sì, poi sì, ricordiamo, non è da tutti vincere uno scudetto con la Sampdoria. No, per nulla. E raggiungere una finale di... Sì, di Champions League, Che poi perderle in modo ai supplementari su una punizione orrenda, incredibile. Tra l'altro fallo inesistente, anche ne ha fatto vedere le polemiche dell'epoca. Se ci pensi, forse l'anno scorso, due anni fa, la Sampdoria, sì, la Samp, in un amichevole con il Barcellona, a Barcellona vinse 1-0. Sì. Quindi si è presa la sua, diciamo, gol di Castaldello, mi sembra, non d'angolo. Mi ricordo adesso esattamente. È veramente brutto da vedere, però. Allora, siamo arrivati alla prima mezz'oretta, cioè siamo già messa alle spalle, sono le 17:29 minuti. Io direi andiamo con un po' di music, revival, però lasciamo ancora una volta il numero per gli SMS 339-6300-192, anche su WhatsApp. E soprattutto quello della linea telefonica per la diretta. Rocco se la ride perché non vuole essere chiamato. Comunque il numero è 0121-95-41-94. Chiamateci, facciamo questa prova che è la prima prova che fanno i ragazzi di Radio Olimpia. Fate una prova telefonica perché siamo arrivati alla 29esima puntata qua di Radio Bequit. Abbiamo deciso di ricevere anche le chiamate in onda. Quindi chiamateci per qualsiasi cosa. E adesso torniamo indietro di 32 anni quando i Toto suonavano questa canzone fantastica, Africa. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that
that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. E questa era Africa dei Toto. Penso che sia la canzone più conosciuta di questo gruppo musicale degli anni Ottanta. E è sempre bello tornare indietro, ascoltarsi sempre un po' di buona musica. E questa canzone l'ho anche messa per una cosa, un po' un piacere un po' personale, nel senso che tante volte si sentono delle versioni remixate di questi super mega DJ, cantanti d'oggi che pagano delle schioppettate, se così puoi dire, di soldi per i diritti delle canzoni e rifarle al loro gusto e piacere, e spesso non vengono bene. Quella che metterò poi tra un po', Rock la manderà anche lui, è la versione nuova che ha fatto Jason Derulo di qualche annetto fa, penso di un paio di anni fa, Fight For You, che è veramente carina, che rispecchia molto la trama originale della canzone dei Toto, e quindi è l'esempio che c'è ancora chi sa remixare, chi sa riportare questi pezzi di altri tempi e rifarli senza sdrammatizzare, senza rompere tanto le gerarchie di quel tipo di canzone. Sono le 17:34 e non fioccano gli SMS. Non sappiamo se funzionano o meno. Continuano ad arrivarci su WhatsApp e vi ringraziamo, ma gli SMS invece proprio non funzionano. Andiamo a vedere su WhatsApp se c'è qualcosa. Chiamano, non chiamano. Niente, forza, non chiamano, forza, non scrivono. Chiamate! Non ci stanno ascoltando. Rock, Rock è contento. Se non chiamano, noi invece vorremmo provare questa nuova cosa delle chiamate. D'accordo? Allora chiamate allo 0121 95 41 94. Vediamo il sale, le carte, tutto quanto. Abbiamo Rocco da Nascimento in regia. Questa è Vanna Marchi, presumo. D'accordo? O Stefania Nobile, sono molto uguali. Hai visto, adesso lavora in un bar, mi sembra, a Milano. Mi hai ucciso le orecchie. Ho ucciso le orecchie, anche gli ascoltatori. Allora, riprendiamo. Cioè, cosa stavi facendo? Io... No, ho detto semplicemente il motivo di questa mia scelta sonora. Ho sentito alla radio. Sentito, perché ero di là a prendere una cioccolata carda, la macchinetta. Rocco si sbraccia, perché? Perché? Ah, così, mi sembra il presidente. Voleva volare. No, sentite Fogli che... Tra l'altro, Piero, visto che ti sei trattato molto bene in questi giorni, sei andato in Francia. Sì, sono andato a fare una piccola vacanzetta di un giorno, quindi capirei, sì, che è vacanza. Tu che parli sempre male della Francia. No, però, ma io ho detto che secondo me la Francia è una delle nazioni più belle che abbia mai visitato. L'unico difetto, come per l'Italia, è che ci sono i francesi. In Italia sono gli italiani. Ma come ti permetti? Ah, sì, perché detto proprio francamente, è la cosa che mi ha fatto un pochino riflettere anche. Pur qua. Nel senso che io era da un 4-5 anni che non andavo più a Mentone. Sì. Me la ricordavo sempre bella, infatti è fantastica. Che per chi volesse andare a esattamente 5 minuti di macchina da 20 miglia, proprio appena di là da confine. Quello che mi fa riflettere è che più passano gli anni,
più ci sono italiani che vanno a vivere, non solo in vacanza, a Mentone. Come perché mai? Fatevi come due mai? Domande, perché costa di meno le tasse, costa di meno questo, costa di meno quell'altro, il tenore di vita è più alto. Non è più il solito paesino della Costa Azzurra per pensionati che si pensava una volta. Gli affitti dei loft, dei monolocali costano meno che in Italia. Se dei ragazzi vogliono andarsi a fare un weekend al mare, pagano meno andare 3 giorni a Mentone che non 3 giorni in Liguria. E sinceramente ne vale di più la pena. Molto più pulita e molto più bella che l'Italia. Dici tutto, Rocco. Ah, ok, sì, c'è una rubrica che incombe, quindi io direi che se c'è la sigla, secondo me c'è perché mi ha parlato in cuffia di nascosto, ci sarebbe appuntamento con la storia. Allora, sigla! Che attacco! Mamma mia! Eiro presenta l'appuntamento con la storia. Allora, era il 3 maggio del 1937 quando uno dei romanzi più famosi di sempre, Via col vento di Margaret Mitchell, vince il premio Pulitzer, che per l'epoca è già ancora, anche adesso per gli scrittori, è uno dei massimi traguardi della letteratura. Diciamo come, facciamo un esempio, come gli Oscar per del cinema. Esatto, ecco. Nel 1951 invece, sempre il 3 maggio, c'è l'apertura della Royal Festival Hall di Londra, che chiunque sia andato a Londra e si interessi un pochino di arte e di musica non può che non visitare. Il nostro regista Rocco è andato a Londra, ma per quel che ho capito ha solamente fatto festa, quindi esatto. Non ha visto nulla. Però intanto la Royal Festival Hall di Londra è il, diciamo che la come si può dire, il punto di raccolta, una sala, un edificio che contiene circa 3.000 posti in cui si fanno i maggiori concerti londinesi e le esposizioni d'arte e musicali del Regno Unito. Nel 1956 invece c'è la prima edizione dei campionati del mondo di judo. Ecco, quindi qua, per quanto riguarda lo sport, nel 1956 nascono i campionati del mondo di judo. Dobbiamo invitare qualcuno, prima. Nel 1985 invece, non voglio far pubblicità occulta, però la Microsoft lancia sul mercato Excel. Penso che sia uno dei programmi più utilizzati da... E dici poco, caro mio. Nel 1991 invece viene trasmesso l'ultimo episodio della soap opera Dallas. Che ha fatto successone nelle TV americane fino agli 80, anni 90. Nel 2002 invece, ahimè, l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Europea Monetaria. Detto ahimè perché anche qui è punto di dibattito per molti politici italiani e non solo. E non solo, dei quali preferiamo non parlare, no, visto che siamo in tempi di par condicio. Esatto, ricordiamo che il 25 maggio si andrà a votare. Ne facciamo tranquillamente poi, a meno, no? Poi dopo fare solo una battutina, ma non c'entra la politica. Dica tutto. No, finisco questo che lo dico. Nel 2000... so se regolare il volume così o così, tu cosa preferisci? Così? Così mi piace molto. Hai detto così per tutte e due, t'ho fregato. Nel 2005 invece, questa qui è una cosa un pochino più seria. Dopo 35 anni, la Corte di Cassazione. Cassazione, ho detto. Non va bene? Sì, ma non bisogna tanto esaltare la Z quando ce n'è solo una. Comunque, assolve tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana e condanna al pagamento delle spese processuali i parenti delle vittime e le parti civili. Ricordiamo, per i meno giovani che ci stanno ascoltando, per chi non è tanto informato, la strage di Piazza Fontana sono quelle bombe che erano state messe alla banca dell'Istituto del Commercio a Milano. Esatto. Diedero vita al periodo del terrore, del terrorismo italiano. Esatto. Per i più giovani. Sì, no, ha detto meno giovani il ragazzo. Infatti stavo cercando di capire che per i più giovani, appunto, in cui morirono, se non sbaglio, 18 persone. Questo non me lo sono segnato, però mi pare di ricordare 18 persone e ferito 80. E appunto, da lì tutta una serie di stragi. Comune di Milano si dichiarò parte civile, così come i parenti delle vittime. Dopo 35 anni la Cassazione appunto ha deciso di assolvere i mandanti, gli esecutori di questo fatto, e di far pagare tutte le procedure penali ai parenti delle vittime. Tra l'altro, sempre per non vogliamo addentrarci nell'argomento politica, però se non sbaglio qualche tempo fa era uscita la notizia che questo governo avrebbe messo in luce, diciamo così, tutti i segreti di Stato delle stragi, sì, se non sbaglio. Sì. Poi adesso non so se ci sia stato un dietro front, non però non si sa. La cosa delle elezioni, dicevo, che secondo me non è niente che riguarda la politica. Allora, appunto, che tutti sappiamo che il 25 maggio si vota per l'elezione del Parlamento europeo, si vota in Piemonte per la rielezione del Consiglio regionale, del Presidente regionale. Esatto. E in molti comuni, come Pomaretto, il mio, il Perosa, Valchisone, si vota per i consigli di amministrazione comunale. Sì.
La cosa che mi ha fatto, tra virgolette, ridere la televisione con questi slogan pubblicitari è che in caso di ballottaggio per le amministrazioni comunali o regionali, sì, in Piemonte si andrà solo l'8 di giugno. In Sicilia è vero che è statuto speciale come regione, perché si va nei ballottaggi due giorni, l'8 e il 9? Mio padre mi ha fatto la battuta, è più grande del Piemonte, ma che cacchio c'entra? Non lo so, l'8 del ballottaggio in Piemonte eventuale, non lo so, in Sicilia l'8 e il 9. Però permettimi di fare un appello per quello che riguarda la mia comunità perosina. Allora, vi ricordo che se non c'è se non si raggiunge il 50% di voti per quel che riguarda grattati la barba al microfono, vai tranquillo, guarda che pazzesco questo. O gioca a Farmville, come si chiama? Non è Farmville, Greenville, sì, no. Sì, è quello. È Clash of Clans, Agricoleville, come si chiama, non lo so. O si gratta la barba, vabbè, no, scherzi a parte. Stavamo dicendo, popolo perosino e pomarino. No, Pomaretto forse non è in quello, non lo sì, so invece. Beh, io parlo per Perosa. Popolo perosino, andate a votare perché se non si raggiunge il 50% di... Sì, viene commissariati. E quindi viene una commissione esterna e non va per niente bene. Sì, non è come tanti credono che si rifarà tutto, purtroppo. Eh no, no. Quindi anche se non vi sta simpatico chi si presenta, però... comunque... c'è questo rischio qua che se non si raggiunge, secondo me si raggiunge e come. Sì, però comunque è giusto dirlo. No, perché me, appunto, perché... secondo me la gente non è al corrente. Esatto, però... esatto. Quindi, in poche parole, andate a votare, sì, perché bisogna raggiungere questo. Lo dice anche la pubblicità, il voto è un diritto e un dovere civico. Sì. Quindi... comunque, quindi. Allora, ci è arrivato. Allora, Alessandro, sempre da. Sempre lo stesso messaggio. Come sempre lo stesso, non so se si è sbagliato. No, il server che è impazzito. O gli è partito. Alessandro da Castagnole ci ha mandato lo stesso SMS su WhatsApp, non è un SMS ma un WhatsApp, tre volte. Ale, forse ti si è impallato il... No, secondo me è questa applicazione qua che è BlueStacks, so, che funziona un pochino. Comunque, così. Anche io ce l'ho a casa e delle volte sbarella un pochino. Nessuno ci ha chiamato, ma perché secondo me si vergogna andare in diretta? Ragazzi, adesso chiamo io. Ragazzi, bravo, chiamate. No, chiamateci tranquillamente, non succede nulla, potete farlo allo 0121 95 41 94. Chiamateci, salutateci. Potete anche richiedere un brano, adesso poi vediamo se no. Rocco, ma stai scherzando? Assolutamente no. No, parlavamo prima della Francia. Dove? Ah, te ne vai. Ma non fare cavolate. Ma cosa stai facendo te? Ma non chiama, ma cosa fai? Ah, vuoi far squillare il telefono, va bene? Rocco ha risposto. Allo, è lui che chiama, te lo dico, sta facendo le burle. Vieni qua che non dobbiamo. Risponde. Vieni qua che dobbiamo. Ha risposto, è trattenuta adesso. Quindi, metti giusto il telefono. Ma possiamo chiamarci noi, ragazzi? Mandiamoci anche un SMS a sto punto. Non lo so. Dai, siamo seri. Hai visto uno di quei tormentoni del web che riguardano il video? Cosa stanno combinando, ragazzi? Niente. Rocco, cosa sta facendo? Che tormentoni, questo? Che video? Mi sta facendo andare fuori di te. Ma porca miseria, però guarda che non va bene così. Allora, no, la prossima volta la regia la viene a far tu. Ah, lo sai. Bello. No, sabato gioco, mi spiace. Aia. No, ci sono. Il video happy di Pharrell Williams, giusto? Sì. Rocco, lui, because I'm happy. Vabbè, momento altissimo di radio. No, hanno fatto un video qui in Valpellice. Sono sempre avanti comunque, bisogna dirlo. Un po' mi rode, ma è così. Sono avanti, hanno fatto questo video in tutte le maggiori città del mondo, dove la gente canta, balla, canta di essere felice perché appunto sulle note, paese. Sulle note di Happy. E l'hanno fatto anche qui in Valpellice, molto bello. Noi abbiamo lanciato lo stesso contest, l'abbiamo scritto, copiamo spudoratamente la Valpellice. Abbiamo messo il contest sulla pagina. E radio, quanti video ci sono arrivati? Radio Olimpia, abbiamo lasciato la nostra mail, ma non ci è arrivato ancora nessun video. Perché forse sono timidi. Ennesima dimostrazione che la Val Chiusone, purtroppo, e la Val Germanasca e tutto quello, e non solo, sono un pochino indietro. Non saprei se intanto è arrivato il WhatsAppino di Nicola, il regista da casa. Forza Milan, bravi compagni. Vabbè, Nico, dai, potevi scrivere qualcos'altro. Domani sera ce la fai? Sta seduto a guardare il derby? Oppure ti fa ancora male il fondo schiena, Nicola? Comunque, stavamo dicendo, arriviamo anche al derby di Milano domani sera. Stavamo dicendo Val Chiusone, che per il momento non ha risposto a questo contest. Quindi, ma non risponde a tante cose la Val Chiusone. Quindi, purtroppo, secondo me, alla fine non si farà nessun video. Lo facciamo noi. Di Happy. 10 minuti di Happy, noi 5. Va bene, io ci sto. Era una cosa bella perché comunque
era coinvolgente e riguardava anche i vari paesaggi della Valchisona. Siccome era una cosa carina, la Valpellice l'ha fatto e... Dici Rocco? Nicola, adesso, no, adesso Rocco dice che vuole mettere una nuova canzoncina. Io invece direi, Nico, chiamaci in diretta, ma non sui cellulari, visto che vogliamo provare questo telefono fisso. Chiamaci, Nico, allo 0121 95 41 94. E non fare il taccagno, per una volta che paghi qualcosa, chiama. No, ma sai quel problema, Nicola, che adesso abbiamo dato il numero, ma con la memoria che ha non se lo ricorda già più, secondo me. Vai. Quindi, su Facebook e guarda. No, Nico, 0121 95 41 94, fateci provare sto telefono. Vabbè, e ragazzi, questa è quella che vi annunciavo prima, Fight For You di Jason Derulo, che è la versione nuova di Africa di Toto. To fight, I don't wanna live another day without your body next to me. I'm not gonna let them break us down, 'cause baby I know now. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more can ever do. Don't even matter, they don't really understand. Without each other, we are barely breathing. Let's get air in these hearts again. 'Cause I don't wanna see you cry, give our love another try. I could be getting right this time, as long as you're prepared to fight, prepared to fight. I don't wanna live another day without your body next to me. I'm not gonna let them break us down, 'cause baby I know now. No, 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 no. It's gonna take a lot to drag me away from you. Fight For You, Jason Derulo. Le 17:50 minuti su Radio Bequit. Siete sempre in compagnia dei ragazzi di Radio Olimpia che sono in diretta. Se ci state ascoltando di domenica, siamo in replica, sappiatelo. E quindi non sappiamo ancora quanto hanno fatto nella finale di Coppa Italia Napoli e Fiorentina, ma quello che vedo su Facebook è una cosa agghiacciante. Cioè? Perché, senza offesa Rocco, non ti offendere, se ti offendi non me ne frega una mazza. Voilà. Leggo uno striscione appeso per Napoli che ho scritto: un giorno contro la Fiorentina, una vita contro la razza juventina. Sì, l'ho visto anch'io. Napoli devi vincere. Io spero che mi prenda una scoppola di quelle, anche se ho di Gigliati, ma è difficile, però è difficile. Comunque, se ci ascolta il nostro amico, il tuo vecchio mister, nonché mio carissimo amico Poppy, che lui è sempre contro la Juve perché è tifoso della Roma. Non avete vinto una mazza neanche quest'anno. Zero titoli. Direbbe un allenatore che si conosce. Non voglio tirarmela, ma zero titoli. Comunque, prima hai accennato al derby della Milan Bank domani sera. Derby della Madonnina. Come lo vedi? È un derby veramente che nessuno gliene frega niente, sinceramente. Dai, su, diciamo. Beh no, dai, se no ti dico che comunque giocando domani sera darò il massimo. Se gli arbitri mi danno contro, però, pota, perché se no dai. Il povero Clarence non sa più chi mettere in campo. Cioè, e anche io, perché c'è una squadra di morti di vento. Io sentivo che voleva addirittura giocare con Balotelli, Pazzini. Ha trovato la collocazione giusta per Montolivo, però, se non sbaglio. La panchina? No, la Simmental, la pulcità. Ah, è vero, a te non piace. Lì, neanche a me Montolivo. No, per piace. Me non. Io mi chiedo come facesse avere dubbi tra Montolivo e. È un giocatore. Quel fenomeno di Verratti. È vero, Verratti è bravo. Non so, cioè, quando intervista non si capisce se è italiano, però. Vabbè, la stessa cosa che quando parli con Cassano, c'è gente come Llorente, come Gouin, che è vero che sanno spagnolo,
Però parlano in italiano meglio, di Verratti di Cassano. È vero, è vero, è vero. Adesso ha migliorato Totti, perché una volta Totti, ragazzi, era uno spettacolo. Totti è veramente... Comunque, derby di Milano, poco sentito. Sarà l'ultimo derby nerazzurro per parecchi giocatori, sì, a quanto pare. Quindi, boh, chi la spunterà, chi lo sa. Speriamo in un pareggino anche in chiave Europa League per il mio Torello. Secondo me pareggiano. Ma io me lo auguro, comunque vedremo. Staremo a vedere. Rocco, invece, tu tifoso napoletano, come la vedi questa partita questa sera? Non dirmi alla tele, perché sennò non va bene. Boh, vediamo. Ah, scaramanzia, portami via. No, dai, che lo vincete, dai, tranquilli. Non c'è più nessuno alla Fiorentina. Non ha nessuno. Forse rientra, forse per una ventina di minuti. Ma secondo me Pepito? Pepito Rossi. Secondo me lo fa rientrare solo apposta per portare ai mondiali. E non secondo me, senza offesa, se li meritava, ma ora come ora non dovrebbe portarlo. No, assolutamente bisogna no. Bisogna portare Luca Toni ai mondiali. Ah, no, beh, ai mondiali bisogna portare gente in forma. Esatto. Che riesce a tenere certe temperature, certe... Secondo me, gente come Toni rispetto a un Gilardino, 20 minuti te li fa. Gilardino ti fa un'ora di partita, ma in quei 20 minuti Toni ti mette in difficoltà d'accordo. La difesa avversaria. Io sono d'accordo, perché come lui in area non, non c'è nessuno. Non solo in Italia, A me sai cosa mi al fa mondo, adesso, al di là del fatto che io sia un tifoso granata, ma è assurdo che ancora ci si domandi se portare Immobile oppure no. Cioè, cosa deve fare questo per essere convocato? No, secondo me è Immobile da portare. Così come sono convinto che, senza offesa, Immobile, una squadra come Juve, Napoli, Milan o Inter, avrebbe fatto 6-7 gol. Ho capito, all'anno. Ma questo non è un discorso che no, tiene. No, ma devono portarlo, certo. Anche Toni nel Verona ha fatto quello che ha fatto. Ovvio. Perché nel Verona. Però comunque, se vai a vedere i giocatori in forma, devono secondo me andare al mondiale. Beh, cioè, vuoi non portare il capocannoniere della Serie A? Poi non so se... Io ho letto di Al-Sharawi, che stasera sogna, cioè, ragazzi, di domani sera sogna di giocare, di segnare e sogna il mondiale. Cioè, ma chi vuoi... ma sogna che l'Italia vinca il mondiale, ma non permettere neanche di pensare che giocherà il mondiale. Ma chi vuoi portare? Bisogna portare... spero che non porti Osvaldo. Bisogna portare gente in forma, non c'è se niente. Devi portare gente per fare fotomodelli è una cosa, se portare giocatori è un'altra. Comunque, niente, staremo a vedere. No? Io la vedo male questi mondiali. È importante. Però comunque la vedo male. Cos'è Rocco? Mondiali. Non ho capito. Il marketing è importante, quindi portare Osvaldo. Sì, ma quanti saranno? Quattro ragazzine calde che comprano maglia di Osvaldo. Ho capito, e 10 di Al-Sharawi. Per colpa del marketing abbiamo fatto già un mondiale scabroso nel 2010. Esatto. Quindi vediamo di non rifare gli stessi errori. Comunque, vabbè, per me la coppia, ora come ora, in forma degli attaccanti, dovrebbero giocare con Toni davanti, fisso, non Balotelli, ma uno come Insigne dietro. Belli, belli, rapidi, anche a me piacciono stili. A me Insigne piace perché c'ha i numeri, è piccolino e veloce. Rapido. Ecco, ti dico, uno che dovrei portare, eppure non mi piace come gioca nella Juve. Sì. Secondo me è meglio portare uno come Giovinco che non uno come Al-Sharawi, secondo me. Ma scusa, ma tu mi stai parlando di un giocatore che non ha giocato. Cioè, come fai a parlare di un giocatore che non ha toccato palla quest'anno? Ovvio, io porterei magari un giocatore tecnicamente un po' meno bravo, ma perlomeno in forma, no? Io la vedo così. Assolutamente. Poi sì. Come va il mondiale, ragazzi? Ci sono squadre forti. Ma ti dico, ma come il centrocampo? Allora, già una squadra. Io non voglio nulla dire contro Milan, perché ha vissuto momenti difficili a livello societario, gestionale, una cosa d'altra. Sì, vabbè, ma sono scuse. Per carità. Però, gente come Montolivo, senza offesa, per il Monte, per l'Olivo. Però. Non puoi pretendere di giocare in una nazionale. Anche io ti dico, da Juventino, uno come Marchisio ha avuto un calo pazzesco. Allora, si è svegliato l'ultimo mese. Facciamo una nostra ipotetica formazione fra i pali. Secondo me Buffon rimane il numero uno. Sono d'accordo. E porterei come vice ultimo, però, poi basta. Basta. Perché poi c'è questo dell'Udinese che sta facendo. Porterei bene. Come vice, giustamente, Scuffè come terzo. Poi ti devo dire la verità, parlano tutti bene. Sirigu secondo. Allora, io vi devo dire la verità, parlano tutti benissimo di questo Perin, ma io vi dico la verità, a me non è che fa... piace. No, scherzi a parte, a me non è che faccia impazzire, no, io non lo vedo molto sicuro. Comunque, vabbè. Allora, Buffon, Sirigu, Scuffè. Perfetto. Va bene, facciamo quella titolare, allora, dai. Come vuoi giocare? Con il 4-3 1-2. Ah, ok, io. Allora te la faccio io, la mia formazione. Dai, Rocco, facci la tua Italia, forza. Buffon in porta. Dai. Poi il reparto arretrato, 4 in difesa. Due terzini, De Sciglio da una parte. Poi dall'altra Chiellini, Barzagli, Bonucci, centrali. Attenzione. Poi ci mettiamo Jorginho, che lo naturalizziamo. Che è troppo forte. Poi Thiago Motta. No, dai. Sì, Thiago. Per spezzare le gambe, De Rossi.
E poi? Pirlo fuori. Sì. Perché perde palla davanti alla difesa, non mi piace. È stanco Pirlo, è stanco. E poi ci mettiamo. Ma te sei iscritto, fammi capire. Ah no. No, sta contando. Sta guardando la mano. Balotelli e... Cecci. Toni. Brutta sta formazione. No, no, io gioco con la difesa, cattiva. Giocherei anche quella. Anche perché difesa, blocco, bianco-nero, va bene, dai, giusto così. Metacampo. Metacampo invece giocherei con De Rossi, Verratti, Thiago Motta. Ma sto Thiago Motta, ma cosa ci vedete? Ma fatemi capire. Però internazionale, Pirlo non ce la fa inizialmente. Va. Poi Pirlo patisce le temperature calde Pirlo in Brasile. Tutta la vita, ma non scherzare, quello gioca da fermo, ragazzi, cambia la partita. Io l'ho visto stanco, ma visto no, ma stanco una cippa, dai, fanno solo e quello. E davanti giocherei, sì, o con Insigne, Luca Toni, oppure giocherei con Insigne, Ciro Immobile e Luca Toni, tridente. Ciro mio, io metterei Immobile, Cecci e Insigne. Mettiamo Cecci, anzi mettiamo così Ciruzzo che fa le sponde. Insigne fanno Zeemanlandia. Oh mio Dio, Pescara. Mamma mia, ho i brividi, Cesare, ascoltami, ti prego. Allora, mi raccomando, allora mettiamo Ciruzzo centrale che fa le sponde per Cerci e Insigne che si inseriscono. Comunque, come dici? Siamo tutti d'accordo per un 4-3-3 fantasia. Sì, io sì, sono per l'attacco, non con sì, la mi difesa piace 3 molto. Che poi che all'occorrenza però i due esterni d'attacco devono tornare a diventare un 4-5-1. Comunque, vabbè. Ci penserà Cesare. Anche se il modulo del buon Robby Gaglia era migliore, ragazzi. Il 3-5-2 del Perosa dei bei tempi era tanta roba. Ma io con i due esterni che erano il Pirla sottoscritto e Patrick, che non c'è adesso, che si facevano un mazzo tanto. Quando difendeva diventava un 5. Un 5-3-1. Anzi, un 5-3-2. Io invece giocherei con 5-5-5 a farfella con Lino Benfi. No? Modula farfella. E vabbè, comunque perderemo lo stesso contro il Brasile e Spagna. Stiamo a vedere, ragazzi. Siamo in chiusura. Mi mandi l'ultimo pezzo? C'hai voglia? Non c'hai voglia? No. Dai, mandamelo, fammi sta cortesia. Visto che non ci ha chiamato nessuno, ci rimango male, dai, Rocky, me lo mandi. Allora, questo è un pezzo che è in testa da un po'. Mi fa molto, molto estate. Oggi merita, secondo me. Almeno qua in Valpellice fa bello. Poi non sono in Valchisone, adesso vediamo quando torniamo. Comunque. Rotolando verso sud alle 17:59 minuti su Radio Bequite, l'ultimo pezzo della nostra trasmissione. Prima di restare in equilibrio per un po', sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vida così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Continente vivo desappare, sido solo qua, sotto un cielo. Sotto nubi porpora, mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù. Rieccoci, le 18, eccoci, cosa ho detto? Vedi quando mi mette fretta questo? Le 18 in punto su Radio Bequit, siamo in chiusura, bruttissimo tagliare le canzoni così, avevamo ancora un sacco di cose da dire, però non siamo riusciti a dire, volevamo ricordare ancora un po' Senna, hanno fatto dei speciali molto belli, molto era belli, sì. Amato da tutti. Niente, avevamo un sacco di roba, guarda qua, guarda quanta roba. No, beh, io velocissimamente voglio fare gli auguri di in questa zona molto importante ai miei amici Paolo e Valentina che si sono sposati di Perosa, quindi tante tante care cose. Stasera sì, Mirko, siamo a Meano, io sono a Meano. Ci scrive Mirko, fatevi dar due ore e non riuscite a dire niente, tanto quello dopo. Ah, ok, no, ho capito. Ma l'ese quello?
Venite a Meano stasera. Sì, stasera, ragazzi, a Meano ci sono i gnocchi. Prenotazioni sempre penso esaurite. Ma quanto dura sta festa? Finisce il 4 maggio. Se volete venire dopo alle 20:30 ci sarà la corrida in cui si esibiscono, appunto, come nella trasmissione televisiva, ragazzi della valle che cantano, suonano, ballano, fanno cabaret. Quindi ci sarà proprio una specie di corrida mianenca. Va buono. Comunque, ringraziamo tutti gli ascoltatori. Ringraziamo Rocco in regia, impeccabile anche oggi. Gli è andata bene, non ha chiamato nessuno. Grazie Rocco, grazie Nico da casa, grazie a Patrick dal suo posto di lavoro. Grazie a te. Grazie a te. Ma e grazie figurati, a te. Ma figurati, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, che non ci hanno chiamato e che ci hanno messaggiato. Ci risentiamo sabato prossimo dalle 17 alle 18. Forse. Qui su, forse, come mai? Perché? Oh, così. Qui su Radio Bequit, domani in replica dalle 16 alle 17. Quindi chi ci sta ascoltando in replica, buona domenica. Buona domenica a tutti, sì. Il Palermo, secondo me, è salito in Serie A. Penso di sì. Il Palermo è salito in Serie A perché ha vinto. E comunque si dicevi che se vorrete, noi sabato prossimo saremo ancora qui. Siamo qua su Radio Bequit. Quindi buon weekend, buon weekend, fate bravi. E non bevete, se vi mettete la guida. Esatto, ci sentiamo presto. Fate. Buona domenica. Ciao 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 ciao, 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 ciao. Avete ascoltato i ragazzi di Radio Olimpia, sport, musica e attualità dalla Valchisone e non solo. Diamo voce al silenzio.